Buongiorno a tutti, ritorniamo all'ultimo versetto della pericope precedente, quando il Signore dice di invitare al banchetto tutti coloro che non hanno niente da ricambiare, dice riceverà infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Ecco allora nel primo versetto della nostra pericope di oggi uno dei commensali dice, Luca, poi, avendo udito ciò, gli disse: Beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Ecco. È un'esclamazione. Ecco, vedete che il Signore era in un possesso di, di religiosi, però si vede che alcuni ecco, lo ascoltavano attentamente. Ehm. C'è una. una una frase idiomatica si chiama mangiare pane ecco, vuol dire prendere cibo nel, nel regno di Dio ecco, perché si immaginava appunto il regno dei cieli come lo raccontava Gesù era un, un banchetto sontuoso eh, con cibi succulenti eterno ecco, la condivisione vuol dire poi è una, è una metafora ecco il banchetto per gli antichi, appunto, i banchetti erano eh, il luogo della condivisione, dove si faceva misticizia, dove si parlava, ecco, eh, si stava bene insieme, si, eh, si condivideva. Ecco, ma è chiaro che è un'immagine che non può mai descrivere cosa sarà eh, nel futuro eh, la vita eterna. Ecco, mangiare pane è una frase idiomatica, sapete, sono le, le frasi tipiche della lingua, in questo caso dell'ebraico dell dell aramaico. Eh, vuol dire mangiare pane, vuol dire ehm, prendere cibo in generale. Qua potete vedere la stessa formula eh, in ebraico che appunto vuol dire proprio come nel Vangelo. Tante volte nel Vangelo, che è scritto in greco, eh, praticamente ci sono delle formule che vengono dall'ebraico e dall'aramaico, che era il dialetto di Gesù e degli apostoli. E qui in questo caso io ho messo dall'ebraico, dal, dall perché sono due lingue molto vicine, l'ebraico e l'aramaico. Ecco. Allora vediamo al versetto 16-20, leggiamo. C'è la risposta di Gesù. Ed egli gli disse, un certo uomo stava preparando una grande cena e chiamò molti. All'ora della cena inviò il suo servo a dire agli invitati, venite perché tutto è già preparato. Ma tutti uno dopo l'altro cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: Ho comprato un campo e ho necessità di andarmene per, per vederlo. Ti prego, ritienimi scusato. Un altro disse: Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, ritienimi scusato. Un altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire. Ecco, allora vediamo un po' eh, il certuomo: chi è questo il certuomo? È Dio, ecco, eh, fuori dalla metafora, ecco, che stava preparando una grande cena chiamaro, chiamò molti. Ecco, sono le, le nozze dell'agnello, come dice eh, l'Apocalisse. Alle nozze c'era un grande banchetto dopo il matrimonio, ecco, sarà così anche per noi. Però questo banchetto con l'ascensione di Gesù al cielo e l'entrata nella nel santuario celeste, questo banchetto è già pronto e allora vediamo che cosa succede. E infatti, il padrone di casa, cioè questo certuomo, all'ora della cena, che è adesso, ecco, perché se moriamo, per noi c'è il giudizio. Poi, ancora di più, alla fine dei tempi, quando c'è il giudizio universale, che ci sarà il giudizio sui morti, sui vivi. Ecco, e, e quindi è l'ora della cena anche per noi oggi, e, e il Signore manda a dire agli invitati: eh, venite perché tutto è preparato. Che, che significato ha questa, questa parola del Signore? Vuol dire che, eh, appunto, se noi ecco, siamo in questa vita, ecco, siamo tutti chiamati, appunto, ad andare a questo. Banchetto sontuoso perché tutto è già preparato. C'è una, una vocazione eh, di tutti noi, ecco che conosciamo il Vangelo, e, e perché tutto è preparato? Perché il Signore ci ha lasciato il suo Vangelo e ci ha indicato appunto la via per il Regno dei Cieli. Ecco, chi vuol venire, allora vediamo quelli che, sono, che vengono. Siamo, noi cristiani siamo tutti eh, invitati, ecco, sono, siamo dei chiamati, come dice il testo. Eh, anche se abbiamo il battesimo siamo tutti dei chiamati. E così era anche il popolo di Israele, ehm, gli, gli, eh, la generazione ehm, dei contemporanei di Gesù sono stati i primi invitati, ecco quindi sono i, i vicini ecco, che Dio chiama, sono stati loro, ma poi anche noi, ecco, tutto è già preparato, però appunto ne vediamo uno dietro l'altro che si scusano che avevano qualcosa di meglio da fare, ecco c'è il campo, le paia di buoi, uno aveva preso moglie ecco il campo rappresenta gli averi allora avere un campo era un segno di ricchezza le paia di buoi sono l'automobile ecco. è come se dicesse guarda ho comprato l'automobile e vado a provarla, non, non ho tempo per pensare a queste cose, al banchetto del cielo, è tutto paradossale. Ecco. L'altro ha preso moglie va bene, però anche il rapporto con la moglie quando si muore, appunto, eh, sono tutte scuse per non occuparsi ecco, delle cose fondamentali, cioè del senso della vita. Ecco. E, 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 e dimenticare appunto il, il dato inconfutabile che Gesù ci ripete continuamente che è quello della vita eterna. E questi qua preferiscono i, i traffici terreni piuttosto che la condivisione eterna con Dio e con tutti i suoi figli. Questo è drammatico. Ecco, poi vedremo San Paolo cosa dice, appunto, a questi che badano e si interessano solamente alle cose della terra. Ecco, eh, andiamo avanti, cosa succede allora? Il servo ritorna, al suo ritorno, il servo riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, che è Dio, adirato, disse al, fe, al servo: Esci subito per le piazze, per le vie della città, e conduci qui i poveri, gli, storti, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. E il servo disse: Signore, è avvenuto ciò che hai ordinato, ma c'è ancora posto. E il Signore disse rivolto al servo, esci per le vie e lungo le, le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia riempita. Vi dico infatti, nessuno di quegli uomini che erano stati chiamati gusterà la mia cena. Ecco, allora vediamo che c'è un Dio questa volta che... Eh, Sente il suo servo che è tornato e il servo praticamente è costretto a dirgli la verità al padrone, cioè che il suo banchetto non. non, 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 non il suo banchetto, questo banchetto eterno, non interessa. Ecco, questo è il paradosso, ma è proprio vero, lo vedremo negli spunti. E allora il padrone di casa si adira e fa un'altra chiamata. Disse al servo, ecco, esce subito per le piazze, per le vie della città, poi... Conduci, non dice chiama, eh? li conduci, li doveva prendere. Appunto, sono persone che hanno bisogno di qualcuno che, lo por che li porti al banchetto, perché sono poveri, storpi, ciechi e zoppi. Eh, sono gli individui ecco, eh, che, eh, che sono inutili alla società. Ecco, però eh, il Signore vuole che la sua casa sia piena, come abbiamo letto eh, verso la fine. E il servo allora va e dice «Ho fatto tutto, è avvenuto tutto ciò che ha ordinato, ma c'è ancora posto, c'è ancora posto». E... E allora il Signore, rivolto al servo, dice, dice, esci per le vie e lungo le siepi e costringili ad entrare. Ecco, queste sono le vie e lungo le siepi, tutti quelli che incontri, buoni e cattivi, dice un altro passaggio. Ecco. E... il Dio è aderato perché i veri chiamati sono Israele prima e i cristiani dopo. E sono i chiamati, cioè sono quelli che avevano la vocazione, come ho detto poco sopra, renunciano per preferire i traffici del mondo. Ecco. È un atteggiamento, questo, estremamente stupido, ecco, soprattutto, ma è un atteggiamento molto pericoloso, perché poi c'è la frase finale. Che ci spiega, che è una sentenza molto, molto severa, dice: Nessuno di quegli uomini che erano stati chiamati gusterà la mia cena. Ecco, Stradie e siepi sono i lontani e i primi che si incontrano appunto affinché la casa del Signore sia riempita. Dio vuole che la sua casa sia piena e non solo con pochi eletti. Non gli interessa, vuole che la casa sia piena per fare felici, ecco, tutti quelli che casomai nella vita, in questo caso eh, gli storpi, i ciechi, i poveri, gli zoppi, sono quelli che hanno avuto tribolazioni più degli altri nella vita, e il Signore li ricompensa. Quindi avremo. Ehm, quando andremo in Paradiso speriamo di andarci, ecco, però avremo delle brutte sorprese perché non, troverà, non troveremo quelli che noi pe pensavamo di incontrare. Ecco, incontreremo de dei lontani e delle persone che hanno morso la vita e hanno avuto delle tribolazioni. Ecco, e quindi poi alla fine i chiamati sono esclusi e vengono. Eh, al banchetto cioè entrano nel regno di dio ecco, queste persone inutili e povere della società i più deboli ecco eh, queste categorie sempre amate dal signore in tutta la bibbia e, e il signore se li prende se leggete le, le beatitudini eh, dice appunto eh, Beati voi poveri perché vostro è il regno dei cieli e così tutte le altre categorie che sono state menzionate nel, nella pericope che abbiamo visto oggi. Ecco, allora abbiamo visto che i vicini non accettano l'invito e sono i contemporanei di gesù eh, questi si sta parlando ai religiosi di israele però ci siamo dentro anche noi cristiani eh. e questi cristiani che appunto anche loro si si preoccupano della cosa della terra e non di quelle del cielo eh, sono cristiani solo col certificato di battesimo ma sono eh, cattivi cristiani. Ecco, lo vedremo subito ad adesso eh, leggendo San Paolo. Ecco, San Paolo dice Fatevi miei imitatori fratelli e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Ecco, è un'amenuzione, guardate noi come modelli, noi gli apostoli, dice. Poi dice perché molti, vedete qua, questi sono quelli che e poi vedremo, eh, si occupano di traffici, ecco, più che pensare al regno di Dio. Dice, perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. Cioè anche nelle sue prime comunità San Paolo aveva dei cattivi cristiani. Poi dice: Ma la perdizione sarà la loro fine perché essi, che hanno come Dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. Vedete che ritorniamo appunto al problema che viene suscitato dalla nostra pericope. È questa frase qua di San Paolo che dice: Hanno. Dio come Dio, il loro ventre e si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. Ecco, allora cerchiamo di, di capire un po' meglio che, che cosa vuol dire questo, eh? Cosa avere? Vuol dire avere come Dio il proprio ventre, il, il ventre è l'apparato appunto del, del, dell'intestino, ecco. E, vuol dire soddisfare tutte le voglie, avere come Dio il ventre, tutte le voglie di tutte le categorie, ecco, non c'è solo la, la gola, c'è anche la lussuria, il potere, la fama l'adorazione del denaro, l'adorazione della materia, dei beni, dei possedimenti, ecco, queste sono tutte le cose che adorano quelli che fanno Dio il loro ventre. Ecco, poi dice tutti indaffarati alle cose della terra, cioè non pensare mai alle cose più importanti. Quelle veramente che si dovrebbero toccare di più, cioè il regno dei cieli. Che cosa faccio nella mia vita? Qual è il senso della vita? Come la porto avanti la mia vita? Con Dio o da solo? Ecco, qui sono le domande che tutti dovrebbero farsi, ma non se le fa quasi nessuno. È un atteggiamento questo stolto, ecco perché non è lungimirante, perché sappiamo. Di sicuro che moriremo, e quindi un senso alla vita lo dovremo dare, però anche nella mia esperienza, appunto, se si parla del problema dell'esistenza, dell'enigma dell'esistenza, pochissimi ascoltano, non interessa. Ecco, interessano tutte le altre cose, ma quella è meglio non pensarci. C'è un fenomeno di rimozione, veramente, anche, anche ai nostri tempi, eh. Ho preso la macchina nuova, allora tutti sono, sono invidiosi di me, ecco perché ho la macchina più bella, oppure ho comprato la casa, oppure ho una, una bellissima moglie, ecco. oppure ho comprato degli immobili. Cercare di diventare grandi in questa vita è stupido perché tutte queste cose dobbiamo lasciarle lì. Comunque, perché no? non si pensa mai al problema dell'esistenza, perché contiene da sé, come abbiamo visto nella pericope di oggi, anche il problema del giudizio, cioè che dovremo rendere conto di tutto quello che abbiamo fatto nella nostra vita. Allora c'è questo, lo chiamano in psicologia, eh? questo fenomeno di rimozione, cioè si fa come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia quando, quando sentono il pericolo, ecco, allora parlare di paradiso, di inferno, di giudizio non si può, neanche i preti lo fanno più ormai, ecco, invece no, sono le cose più importanti a cui dobbiamo pensare, ecco, se siamo veramente lungimiranti. Ecco, guardare lontano e cercare di superare il tabù ecco, della morte perché abbiamo, siamo tutti liberi adesso in questa bella società materialista ecco, anche se stiamo distruggendo il pianeta però la vera lungimiranza appunto è pensare a quello che c'è dopo la morte, ecco, però la morte è sempre un tabù e nessuno ne vuole parlare. Poi se uno dice, guarda uomo che devi morire, si fanno gli scongiuri, i gestacci. Ecco, questa è la situazione umana. Ecco, non si può attaccarsi alla terra, soprattutto noi cristiani siamo pellegrini, ci dice il Nuovo Testamento, su questa terra. Siamo di passaggio. Quindi a che pro accumulare, accumulare, comprare, eccetera, e vivere tutta la vita lavorando come delle bestie per accumulare? È sbagliatissimo. Siamo dei pellegrini, dovremmo essere dei pellegrini su questa terra, gente di passaggio, che fa uso del mondo per quanto eh, ne serve e non di più. Non dovremmo neanche comprare, cioè, certo la nostra casa sì, ma più di quella. No! Cosa ci serve avere dieci case, o avere dei campi, oppure avere tanti soldi e fare delle speculazioni? È tutto tempo sprecato che invece dovremmo dedicare al Signore. Ecco, non pensare mai a Dio come se Dio fosse solo giudice. Dio vuole che. Eh, Viviamo questa vita in modo più sereno degli altri, perché i cristiani veri vivono meglio, anche se hanno delle prove più eh, pesanti degli altri, però hanno sempre il Signore al loro fianco. La vita col Signore non l'hanno mai provato quelli di fuori, ma è molto più serena e molto più felice per quello che si può essere felici in questa terra. Allora qual è l'antidoto dare spazio a Dio e amare Dio che ci ha creati e che ci ha dato una prospettiva futura meravigliosa, quella del regno dei cieli. Ecco, e stare attenti appunto a non essere sopraffatti dalle cose della terra, dai traffici, dai guadagni c'era il governatore Nemia eh, in, in Israele che quando eh, nello Shabbat, eh, nel sabato di riposo, la gente usciva per comprare e vendere, li prendeva e gli tirava i capelli. Ecco perché è una mania quella che noi abbiamo di, di scancherare continuamente, di fare questi traffici. Lì c'era lo Shabbat. E per noi c'è la nostra vita, che non dobbiamo perdere del tempo sulle cose della terra, ad accumulare e sprecare le nostre fatiche per niente, perché appunto lasceremo tutto qua e torneremo nudi come siamo entrati nel mondo dal, dal grembo della madre. Ecco, poi c'è una cosa che è abbastanza paradossale, però la Bibbia ce lo spiega. C'è la chiamata degli inutili. Guardate che questo è una cosa grandiosa. Ecco, perché? Perché i poveri, gli storpi, i ciechi, i zocchi sono gli inutili e se li prende Dio. Sono le categorie di quelli che soffrono e Dio se li prende. E Guardate che durante la guerra, la seconda guerra mondiale, i tedeschi, eh, quando. C'è stata la Shoah, appunto, si, si gasavano eh, le persone, i primi a essere uccisi erano proprio queste categorie, i cerchi, gli, stop, gli storpi e gli zoppi. Ecco, erano gli individui inutili che in un regime diabolico come quello venivano fatti fuori. Vedete il Signore invece che è tutto il contrario. Sono le categorie che anche noi, come cristiani. È, Dovremmo avere cura più di queste categorie che non delle altre, perché sono amati da Dio, anche se fanno degli errori, fanno degli sbagli, ma la loro sofferenza gli procura il regno dei cieli. Ecco. E poi l'ultima cosa è che, che Dio appunto, vuole che la sua casa sia piena, sia riempita. Questo è bellissimo perché il Signore ama tutti gli uomini che ha creato e vorrebbe che tutti entrassero appunto al grande banchetto eterno della vita eterna. E purtroppo però l'uomo è stolto, come abbiamo visto, e c'è questa collera di Dio contro i primi chiamati, che siamo prima appunto era Israele al tempo di Gesù, adesso siamo noi, che non rispondono a questa chiamata. Li chiamò, dice il, il testo, eh? vuol dire una chiamata, una vocazione per tutti. E San Paolo ci dice che sono cattivi cristiani, la, la cui fine sarà la perdizione, cioè l'inferno, eh? dice. Anche San Paolo è molto severo: guardate che sembrano peccati piccoli. Questi, questo atteggiamento verso le cose della terra invece è gravissimo. Dai testi che abbiamo letto, non sono io che, che me li invento, ecco. Allora dobbiamo stare molto attenti. C'era anche Bernadette Subirula, vigente di Lourdes, che diceva: Io non ho paura della guerra, ho paura. Dei cattivi cristiani, ecco, perché ci sono nella Chiesa i cattivi cristiani, sono poi quelli che seminano zizzania e che danno scandalo, eccetera. Questi sono quelli che vanno a finire all'inferno proprio in modo diretto, nell'inferno, ecco, perché sono i, i, i chiamati e che fanno male. Quelli di fuori che non sanno, sono più scusati. anche questo lo dice il Vangelo, non lo dico io. A chi è stato dato molto sarà richiesto molto di più, dice il Signore. Però ecco, per concludere con una nota positiva, ecco sappiate che il Signore ci vuole tutti con sé. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, dice il Salmo. Suo gregge, gregge del suo pascolo, dice il Salmo. Siamo suoi e non siamo di satana, anche se cerca di rubarci, appunto, queste prospettive meravigliose della vita eterna. Pace e bene a tutti e buona giornata.